stati in classe, siamo stati insultati. Dalle 8 alle 11 siamo stati insultati. C'era gente, quando noi avevamo detto che comunque non era giusto fare il minuto di silenzio solo per le vittime di Parigi, e con tutto il rispetto per le vittime di Parigi, abbiamo spiegato a loro che ci sono moltissimi uomini, donne, bambini che non hanno nessuna colpa, che muoiono in Palestina, Siria, Libano, oppure in Siria. Brava. Perché tutto questo? Perché? Perché i nostri paesi non sono, i morti dei nostri paesi non sono mai stati ricordati? E allora sapete uno della nostra classe cosa ha risposto? La Palestina non fa parte dell'Unione Europea, noi diamo più importanza ai paesi che fanno parte dell'Unione Europea, della Francia, quindi dalla Palestina non ce ne frega. Ecco perché noi non abbiamo partecipato al minuto di silenzio. Bravo. Perché anche i nostri paesi valgono, non c'è una razza A e una razza B, non si distinguono queste cose. Addirittura, cioè, vi rendete conto, noi ragazze far parte dell'ISIS. Voglio correggere una cosa: prima di tutto non eravamo 6 marocchine, ma 2 tunisine, o più di 3 marocchine, 4 marocchine, un italiano, un albanese e un liboriano. Questa è da correggere prima di tutto. Secondo, non avevamo fatto il minuto di silenzio perché non siamo stati rispettati in classe da nessuno, e perché i nostri paesi l'abbiamo fatto. Oggi siamo usciti tutta la scuola e abbiamo fatto il minuto di silenzio fuori, anzi anche più di un minuto, per tutti i morti del mondo, esatto. E comunque quando noi siamo uscite fuori siamo stati zitti, quindi il minuto di silenzio l'abbiamo fatto, ma fuori dalla classe, perché eravamo in un clima di disagio, perché eravamo discriminati, perché c'era chi ci diceva tornatevene al vostro paese, queste cose. Ma io sono nata in Italia, questo è il mio paese, qui costruisco il mio futuro. E comunque non c'è discriminazione più del razzismo qui in Italia, perché l'ignoranza veramente, c'è gente che non conosce l'Islam, che non conosce i musulmani, che non conosce la differenza tra ISIS e Islam, e si permette di discriminare, di giudicare dicendo queste sono da uccidere, da non so che cosa, cavolate del genere, come per esempio Salvini, no? Che aveva pubblicato queste 6 ragazze marocchine sono da espellere, addirittura da espellere. Ma chi si crede d'essere? Comunque,